Rossana. E poi vado avanti, va bene. Vedi cosa capisci? Perché ogni tanto lo faccio scherzetto. Ha detto da 12. Chi? Ha detto da 12. In gruppo. Perché? Percorso, lottate, sacrifici e qualche consiglio pratico, concreto, basilare per questi giovani. Questo qua è tutta la mia compagnia, bene. Tutti un applauso perché non è facile avere una compagnia di famiglia. Beh, lavorare una compagnia significa lavorare in un gruppo, quindi già questa unione è fondamentale. Io per arrivare a Fedra ho fatto dei piccoli ruoli, anche come chiamavo dei membri, per un certo nome, qualche nome, ho fatto veramente dei ruoli più piccoli prima di arrivare a un ruolo da protagonista. Quindi di avere, per quello che mi riguarda, parecchia umiltà prima di arrivare, di prendere il ruolo di Giulietta, perché no, se magari chi ama teatro o chi ama un certo tipo, no, di opera sogna prima o poi di potersi fare quel ruolo. Prima di questo lavoro bisogna fare un po' di ruoli, diciamo, circostanti per poi arrivare alla professione totale. Sicuramente avere una guida, un maestro, questo è importantissimo, sapere un maestro appassionato, una persona che trasmetta delle cose, che è importantissimo, se no va in maniera, diciamo così, male aperto. E questo farà sicuramente una crescita sicuramente per la compagnia, ma anche proprio per sarà soddisfazione anche per la persona che vi insegna. Quindi questo è. Questo sia lo spagnolo. Entonces, se chi era in terra, in spagnolo. Grazie.